bello applauso al dottor Giovito, che di fatto rappresenta per tutti noi il padre dell'automobilismo storico abruzzese. Grazie. Io sono passate parecchie e quindi come esperienza, come tutta questa occasione, quindi gli auguro a tutti quanti di arrivare alla mia età come me e meglio di me. Grazie. Saluto gli amici di Antiche Ruote Aquilane, Severino e Agostino stanno qui, vero? Poi ecco qua, Severino, ci fai un saluto, vieni, veloce veloce. Severino, e poi iniziamo questo giro turistico. Severino di Antiche Ruote Aquilane. Vabbè, io ringrazio tutti i partecipanti a questa manifestazione, anche se il tempo è inclemente, e ringrazio Carmine per averci dato questa opportunità. Speriamo, ecco, di nel tempo, che il tempo si rimetta, insomma, quindi grazie e buon divertimento a tutti. Quindi un grazie. Saluto anche al vice sindaco di Nereto, che è un grande appassionato di auto storica, e Piero. Grazie, io sono sorpreso nel vedere Carmine sempre la tua eccellenza, non pensavo oggi in una giornata così avessi questo seguito, perché con quel tempo non c'è stato d'aiuto. Ringrazio Campi, è una cornice che conosco poco, mi scuso con il sindaco, ma approfitterò per conoscerla meglio in questa giornata. Vi ringrazio e ti ringrazio sempre per essere così attento anche agli altri club, a coinvolgerci. Carmine gioca sempre di squadra, quindi esce fuori dai confini regionali, raggruppa tutti. Grazie a voi e grazie a Campi. Bruno Patriarca lo conoscete, vive a Campi, e questo lo sapete, vive a Campi. Lui hanno già scritto due libri sulla sua vita. L'Asi sta preparando un altro libro. Uscirà a ottobre in 25.000 copie, che saranno distribuite tra tutti i soci praticamente dell'ASI. Questa è quasi un'anteprima, dopo stasera ne parleremo, anche perché poi più tardi arriverà Maurizio Speziali. Adesso, prima del sindaco, mi corre l'obbligo e soprattutto il piacere di chiamare Tazio Taraschi, della Scuderia Taraschi. Tutti. Sono veramente contento di essere tornato a Campi dopo tantissimi anni. Io ho avuto qui dei trascorsi sportivi e ho ritrovato più di un compagno di squadra. Uno mi sta guardando e sorride, altri stanno dall'altra parte, ed è sempre piacevole tornare qui. Tornando alle automobili, purtroppo il tempo è quello che è, però andrà sicuramente a migliorare. E i complimenti a Carmine e al suo club, che riesce sempre ad organizzare delle cose magnifiche. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, grazie a tutte le associazioni, a tutti i club. Io porto i saluti della cittadinanza camplese. Siamo onorati di ospitare queste bellissime macchine. Come dicevano gli altri, il tempo non è stato clemente, ma l'auspicio per fare un nuovo appuntamento a Campi con queste bellissime auto. Stasera ci saranno anche altre iniziative. In questo momento c'è lo speeding a Piazza San Francesco, seppur sotto i porti, ci sembra, per la pioggia. Ci sarà alle 19 il cookie show, anche domani diverse iniziative, stasera pure un concerto jazz, domattina ci sarà il mercato contadino e il musica del folklore, poi si proseguirà nel pomeriggio con il gioco dell'oca dedicato a tutti i bambini. Poi c'è la degustazione delle fregnacce, questo piatto tipico camplese ma anche del territorio teramano, e poi domani sera a finire la festa del Campi Basket, perché come sapete il Campi è tornato dopo 11 anni in Serie B. Un bellissimo weekend, ci abbiamo messo molto tempo per organizzarlo perché è stato veramente difficile, però volevamo portare le tematiche dell'Expo a cui Campi ha aderito con fermezza a questa esposizione universale, per far vivere dei momenti anche ai camplesi e tutti diciamo i cittadini. Quindi una bellissima iniziativa, il tempo non è dei migliori, però speriamo che tutto riesca bene. Quindi auguro una buona serata a tutti. Grazie.
un'associazione che ci ha dato una grossa mano, che è Memoria e Progetto, il cui presidente è il professor Ricci. Adesso c'è Pino Giustis che tra l'altro ci è stato particolarmente vicino, e anche il Centro Farnese con Tonino Luzio che sta qui e che stasera ci offrirà la porchetta camplese. Grazie a Tonino Luzio che sta lì con l'ombrello verde, grazie a Tonino, sta lì, un applauso a lui.